che abbiamo scelto oggi per partire, per far partire questa prima puntata di webinar collegata con il re è molto generico ma molto semplice. Sarebbe il re. Ma il re nel finale vorrebbe dire tante cose. La prima cosa che vorrebbe dire il re nel finale sarebbe il limite di demarcazione fra il medio gioco e il finale. E addirittura si dice che medio gioco è medio gioco ogni qualvolta il re ancora deve rimanere nascosto per paura del matto. E finale, lì dove il re può uscire, deve uscire a fare un ruolo di un pezzo in più. È molto significativo, per esempio, non so, come i diagrammi di due torri ciascuno, dove qualcuna volta viene considerato finale perché il re può uscire, eccetera, eccetera, e qualcuna volta lo stesso diagramma con due torri ciascuno viene considerato medio gioco perché il re si esce, si becca il matto, o almeno si becca un'aggressione molto forte delle due torri avversarie. E allora lì viene considerato medio medio gioco, perché il re deve rimanere nascosto. E il re, nel finale, tutti sappiamo, e di solito abusiamo della parola centralizzare, e se abusa anche della parola deve fare un peso, deve fare un ruolo attivo, eccetera, eccetera. Tuttavia dobbiamo approfondire un attimino in più le modalità di questo, e soprattutto abbinare certe manovre del re collegata con certi pezzi, e ancora di più vedere quali sono le tattiche tipiche ricorrenti quando uno deve far valere il re. Io voglio partire da una prima parte che io la chiamo Super Re, che sarebbe un diagramma molto eloquente, sarebbe questo che stiamo vedendo adesso. Cioè io ho un re di quinta e questo poveraccio ha un re di seconda, anche nascosto lì, eccetera, eccetera. Sembrerebbe che è una posizione nella quale il bianco sta bene, tuttavia però, in questa posizione, giocando il nero, riesce a trattare di fregare il bianco. La prima mossa che fa è la mossa A4. A questo punto il bianco sbaglia, perché dovrebbe fare B per A e trattare di semplificare tutto i pedoni, tutti i pedoni del fianco di donna, così che non esiste nessuna penetrazione fastidiosa nel fianco di donna per lui. Lui, io potevo presentare la posizione di qua in poi, le faccio vedere quello, perché il bianco gioca la mossa B4, pensando di essere in vantaggio dopo cavallo D4, posizione chiusa, o il cavallo, o la casa D4, eccetera, eccetera, ma non stai pensando alla possibile penetrazione del re nero. Dopo la naturale mossa D4, se evidenza una linea di penetrazione o un percorso di penetrazione per il re nero. Il re nero ha un percorso di penetrazione, trova un punto debole che sarebbe di 3 e costruisce un motivo vincente che sarebbe il pedone passato A. Tutto questo gli allaccia al nero quasi in posizione vinta. Dopo la inaspettata mossa D4. Che si è verificata in una partita, come voi vedete lì, del Pyrrhic on Floor. B per A le garantiva il pareggio, tanto al bianco come al nero, perché poi è all'incerca pari, dico, garantiva un pareggio condiviso, diciamo, una posizione del pareggio condiviso, che le posso anche far vedere i miei analisi veloci, dopo B per A, alfiere lì, presa, presa. E qui praticamente c'è poco da fare per tutti e due, deve essere un pareggio, anche perché tu dovresti difendere G4 e io posso fare poco per penetrare di qua. Va bene, detto questo, andiamo a valutare la mossa dopo la mossa B4, da qui in poi il mio diagramma doveva essere presentato, solo che l'ho fatto, come ho detto prima, fare vedere una mossa prima per farle capire a voi la innocenza del che molte volte pensa di avere un peso superiore, eccetera, eccetera, e non prende in considerazione l'attività del re avversario. Molte volte noi diciamo il cavallo migliore o questo migliore qua, e non valutiamo che io ce l'ho un re di quinta e tu ce l'hai un re di seconda, e questo conta di più che qualunque peso leggero di migliore o peggiore, come in questo caso. D4, presa, re D5. Re G2, troppo tardi,
queste fa alfiere a 6, anche il re c4 vinceva in partita, ha fatto alfiere a 6. F3, c4, pedone prende, re muove, cavallo f5, re b3, cavallo lì, così è andato in partita. Lui adesso vuole allontanare all'alfiere di questa diagonale con re g4 e h5, ma non se la fa con tempo e perde la partita. Che è successo in questa posizione? Il bianco si è addormentato in la bellezza del cavallo con la casa in d4 in la posizione bloccata, e il nero vince con l'inaspettata d4 che crea un percorso di penetrazione molto importante. Questo percorso di penetrazione era l'unica cosa che aveva bisogno il re nero, che già era più in profondità del re bianco, e perciò io lo chiamo super re. E questo è uno dei motivi tipici ricorrenti con il quale si può decidere una partita. È da sottolineare anche al posto dal fiera 6 la diretta mossa re c4, che è sufficiente per vincere. Questa punta a bloccare il mio re come motivo di difesa, tuttavia non se la fai perché ti manca la mossa re c2. E adesso il mio pedone passato a diversità di prima viene utilizzato come diversivo e vengo a vincere il fianco di re prendendole tutti i suoi pedoni. Ok, mi sembra un esempio chiaro e molto eloquente. Ok, anche qua c'è un esempio, un diagramma molto simpatico, molto conosciuto, perché praticamente esiste in quasi tutti i libri di finale, e nel quale il re nero, cioè il nero sta meglio perché il bianco ha una struttura pedonale brutta. E allora si fa credere, quando i così lo spiegano tanti libri, passa il messaggio di che il bianco perde perché ha una struttura pedonale brutta. Io vorrei sottolineare una cosa, che il bianco ha una struttura pedonale brutta, è vero, ma il punto non è essenzialmente quello. Il punto è che proprio perché ce l'ha una struttura pedonale brutta, il re nero riesce ad arrivare a H3. Tuttavia, anche quando arriva a H3, noi non vediamo la vittoria, perché vediamo un pendolare continuo del re bianco così. E adesso come si fa a vincere? Sarebbe la domanda. È lì che i miei pedoni entrano in azione, i miei pedoni neri. Quando uno ha messo un re in profondità, uno utilizza i propri pedoni per smaltirle e creare nuove strade al mio re. Di solito le traverse. Le traverse si cominciano a liberare, e allora il mio re di H3 diventa un re di sesta traversa. Anche se stiamo dicendo lo stesso, il mio re di H3 diventa un re di sesta traversa nel momento in cui questi due pedoni non esistono. Così che il mio re può agire da quella casa dove ha penetrato, cioè della sesta traversa. Questo è un metodo tipico ricorrente in tanti finali, nel quale io riesco a mettere il re in profondità, oppure mentalmente riesco a mettere il re in profondità, e tanti non lo fanno, potendolo fare, perché vedono la semplice difesa del bianco, re G1, re H1, cioè arriva una situazione nella quale non te posso mettere neanche in Zugzwang, e allora a questo punto cosa metto a fare il mio re in H3? No, una volta che arriva il mio re in H3, i miei pedoni vengono in appoggio, in aiuto a quel re, e scambiandosi con i pedoni bianchi di forma intelligente, cioè nella casa G3, allora io garantisco l'apertura della sesta traversa, da dove il mio re spasserà via, dimostrerà la sua forza micidiale, nel senso in la sesta traversa. E questo è un tipico ricorrente di tanti finali.
Cioè, noi dobbiamo trattare di mettere il re lo più in profondità possibile e poi con i nostri pedoni farle strada a quel re. Qualcuna volta capiterà il contrario. E il mio re, per poter penetrare, deve utilizzare i miei pedoni per crearle casse di penetrazione, via di penetrazione al mio re, e allora poi lo faccio valere così. È il mio re più importante. Io lo chiamo il super re. Un re di sesta contro un re di prima traversa. Logicamente, merito di che il mio re sia di sesta è la configurazione pedonale, ma è il merito soltanto. La sostanza del mio vantaggio non è che vinco per la struttura pedonale, indirettamente sì, vinco perché riesco a piazzare un re in sesta traversa. E dopodiché, con l'avanzata sapiente dei miei pedoni, faccio valere la sesta traversa. Vediamo in azione tutto ciò. Re che viene lì, re che viene qua. E qualcuno potrebbe addirittura pensare che è un pareggio, e addirittura con il re in E7 non viene qua e insegue i concetti di centralizzare il re, cioè metterlo verso D6 e D5. Qua però si sbaglia, perché uno già deve prevedere che una volta che è arrivato il mio re qua, paragonato col suo re, è una superiorità vincente, che manca soltanto a questo re la capacità di agire, cioè di fare qualcosa di concreto. E in tutti questi esempi che stiamo vedendo adesso, io sto considerando il mio re, cioè l'attività del mio re, non la, non la passività del suo, come poi vedremo. Anche se sembra che dico lo stesso, non sto dicendo la stessa cosa. Sto dicendo che sto considerando l'attività del mio re, in questo caso il super re, perché sarà il re il che prenderà i pedoni bianchi e conduce alla vittoria così. Altre volte sarebbe l'aggressione al re passivo quella che ne conduce alla vittoria, ma sarà motivo di altri diagramma e forse anche di altri puntati. Allora, come faccio ad andare avanti in una posizione così? L'ho spiegato prima. Avanzando i miei pedoni, devo provocare lo scambio dei pedoni in G3, portando un mio pedone nero in G3, di forma che si libera la traversa. Una volta libera la traversa, diventa tutto molto semplice. B5, B5 è una mossa inutile che lui ha fatto per farla. F5, sto inseguendo la partita. G5, H5, G4. Lui ha fatto il 4 qua. Che altra mossa poteva fare? Se lui prende... Se lui prende qua, io prendo lo stesso e sto minacciando il 4 adesso. Lui mi fa 4 e arriviamo a una posizione uguale. Quando farò G3, saresti costretto a scambiare tutti, il mio re di G3 arriva direttamente 4, vincendo il finale. Lui ha fatto il 4. Pedone prende, H4. G1, G3. Partita vinta. Non esiste neanche la possibilità di un di reagire, per esempio, con un F4, qui praticamente abbandona. Non esiste la possibilità di reagire con un F4 perché prendo e si via. E promuovo lo scacco molto facilmente. Allora, a questo punto, questa mossa. Mi chiedevo se si potrebbe dare in questo caso anche il matto con i pedoni prima che arrivi a donna il bianco. Anche. Esiste anche un metodo tipico ricorrente nel quale uno può, dopo questa mossa, al posto F2 fare G2.
ma lui deve fare re f2, perché se fa e7 30 domani. Alla fine si deriva la stessa considerazione. Fino qua è tutto molto chiaro e semplice. Perché non è possibile, praticamente non è possibile, per il bianco salvare la posizione, perché visto la penetrazione del mio re, dopo è molto semplice avanzare il pedone. Cosa può mancare a noi nelle nostre conoscenze o nella nostra visione della posizione iniziale? In questa posizione iniziale potrebbe anche mancare, diciamo, l'idea che qualcuno potrebbe dire: che porto a fare il mio re H3 se poi lui si difende lì portando il re in G1 e in H1? Questo sarebbe una cosa, diciamo, molto deplorevole, perché vorrebbe dire che uno non ha studiato i finali, che uno non sa che con i propri pedoni uno può aprire anche strada al re quello in profondità, con lo scambio sapiente dei miei pedoni. Utilizzo la parola sapiente per far capire che non è che cambio i pedoni così per scambiare. Cioè, devo scambiare i due pedoni che le tolgono libertà e le tolgono movimento al re mio di H3. Sarebbe il pedone d'H2, come ho sottolineato, come il cerchietto rosso, e il pedone di F2. Tolto quelli due pedoni, il mio re acquista libertà. Questo è un finale di una partita Spassky-Yusupov. Io non voglio entrare nel finale in sé, perché stiamo parlando solo del re, ma logicamente quando parliamo del re parliamo del finale, cioè io voglio dire tante cose del re e poche cose al finale, nel senso che il finale è un po' complesso sempre, no? Per uno deve conoscere tante cose. Qua in una posizione del genere è chiaro che per vincere il re nero deve entrare di qua e prendere, e è chiaro per me, vedendolo, che io devo trattare di minimizzare tutti i danni del fianco di donna, perché io la partita, io bianco, se la perdo nel fianco di donna, non la vado a perdere mai nel fianco di re, questa partita. Perché anche se perdo un pedone nel fianco re e riesco a sistemare il mio fianco di donna bene, poi sarebbe 2-1 nello stesso fianco, che sarebbe lo che chiamano, che un giorno chissà se io se lo potrò dire, la prima posizione di Averbach in il finale d'alfiere del campo contrario. Cioè, è il mio alfiere che difende il fianco da solo, il fianco, diciamo, lontano del re da solo, e il mio re che blocca o che è pronto a bloccare il tuo eventuale pedone passato nell'altro fianco. E questa è una distribuzione dei ruoli e dei pezzi che comprendono o comportano la prima posizione di patta di Averbach, che già nell'anno 50 aveva parlato di tre posizioni nel finale del alfiere del campo contrario. Io non voglio entrare in quello, io voglio soltanto, l'ho detto così, per farle capire a voi come anche i campioni del mondo, non è del 2020, è 1983 questa partita, e sbagliano. E Spassky va e fa questa mossa. Già questa mossa è un errore, perché io non devo difendermi prendendo pedone, o io non devo difendermi così. Io se perdo questa posizione, la perdo perché il suo... Io devo evitare quello. Io devo evitare la penetrazione del re nero, o almeno essere pronto a controllarmi o a difendermi di quella penetrazione. Già questa mossa, logicamente, non dice niente. Io penso che in questa posizione lui doveva uscire con il suo re, la cosa migliore. Questo esce... E adesso fare questa mossa. Con questa manovra lui difende tutto. Perché logicamente tu mi puoi prendere B2, C3, io ti prenderò D6, poi metto l'alfiere in A5 e non perdo mai. E questo sarebbe un seguito molto semplice. E Spassky comincia a cascare qua nella mossa alfiere lì. E adesso si becca una sorpresa. Re E6. Logicamente il tempo che tu mi attacca il pedone, io lo approfitto per penetrare il mio re. Il pedone questo non me ne importa.
perché tu per prenderlo, logicamente, stai consumando dei tempi e stai lasciando in ritardo il tuo re, dopodiché non te solleverai mai più. Adesso il nero poteva sbagliare anche, lo sbaglio del nero sarebbe difendere il pedone, perché restituisce il tempo e poi te pareggiare, no? Della stessa forma di prima. Allora lì, praticamente, lui garantisce il pareggio di nuovo. Dopo di questa mossa, logicamente, grande finalista, approfitta. Ancora il bianco doveva riconoscere il suo errore e a difendere il suo fianco di donna, semplificando il fianco di donna, mettendo in sicurezza il suo fianco di donna, sempre con la manovra alfiere 7 B8. Che cosa fa? Prende il pedone. Dopo di questa mossa, la partita è persa. Si crea una disparità del re incolmabile. Adesso è vero che tu hai due pedoni di qua, ma che ti servono se tu non crei pedone passato di questa zona? Io ce l'ho due di questa zona. In più ti stanno cascando gli altri. C5, con quello passo il pedone A. E la partita è decisa. Questo viene qua. E adesso si trova che con questa mossa le danno matto all'alfiere. E l'alfiere non si muove più. Sono finite le... sono finiti i tempi. Come lo vediamo, è stata una piccola esecuzione, ma Spassky ha fatto la mossa alfiere 3 e prendere il coltello, e la mossa alfiere per H6 e Arachiri ha fatto, perché non ha rispettato in assoluto la penetrazione quella del re nero, che è proprio troppo potente quando entra al fianco di donna. Ok, adesso arriviamo, come sempre mi piace mescolare, diciamo, il facile con il difficile per far capire la importanza di queste cose, di, diciamo, dell'argomento, perché l'argomento del re nel finale è un argomento molto importante e soprattutto che non si esaurisce così facilmente. Sì, a Mario Micheloni non credo che si poteva, non so, in la terza... Mi è arrivata la... Aspetta, si posso tornare indietro? Mossa, vediamo. Ma con re E1, Mario, con re E1 stai perdendo B4, sono due pedoni che stai di meno. Sono due pedoni di meno che stai avendo. E dopo ci sarà sempre una pressione su, su C2. Penso che la partita sia persa. Dopo re G2, perché ti avanzo con i due pedoni del fianco di re. Perciò C3 è la più importante. Non credo che si possa difendere ormai più. Risposto a Mario, che mi era arrivata la domanda. Questa posizione è una classica posizione di patta. Noi abbiamo studiato
il sacrificio di qualità, lo scambio di qualità, per farle vedere una posizione molto importante da conoscere, che sarebbe questa, di pareggio, per un motivo molto semplice, per l'impenetrabilità, cioè per vincere, inutile dirci tante cose, per vincere il nero deve guadagnare questo pedone. Se non guadagna quel pedone, non vince. Ma come fa a penetrare per guadagnare quel pedone? Il re qua non può venire mai. Il re qui non può venire mai. Io mi mantengo sempre qui, qui. E come faccio a perdere? Questo basta muovere l'alfiere costantemente. Basta non mettere l'alfiere in questa casa che mi vince il finale del pedone, perché il re in sesta vince sempre, guadagnare il pedone di tre, lo mantengo nella lunga diagonale e vinco. Contrariamente, possono pensare tanti giocatori che per pareggiare devo avere l'alfiere in B8. No, non è l'alfiere in B8, logicamente il re penetra e la vince molto facilmente. Farebbe re F3, torre G2 e torre per G3 e vince facilmente. Allora, come vediamo, una situazione del pedone in nero e una situazione dell'alfiere qua creano l'impenetrabilità del re nero. Lo che vorrebbe dire che il re nero mai si avvicinerà qua, e così via. Così via, ci sono tante posizioni che utilizza sempre lo stesso sistema di pareggio. Qua non posso dire che è impenetrabilità assoluta, perché fino a E3 il re è arrivato, ma per vincere deve arrivare fino a G3. E a G3 non ci arriverà mai. Perché anche se tu metti la torre in G3, tu fai questa mossa, io mi muovo, e tu fai questa mossa, io vengo qua, mica mi prendo la torre. E come fai a vincere? Ma è una patta molto semplice. Questa patta, diciamo, come grado di difficoltà, sarebbe lo stesso che giocare re contro re. Come grado di difficoltà. Re contro patto, anche questo è patto. Come grado di difficoltà. E tutto va sempre nella impenetrabilità della posizione. Per il re nero che non penetra nella posizione. Ciò crea la differenza. Perciò cominciare a capire e a introdurre il concetto di impenetrabilità, che nei casi estremi si chiama fortezza, ma in altri casi come questi, meno estremi, sarebbe la impenetrabilità che non te lascia vincere, è importante per capire come devo difendere tante situazioni. È importante per capire come devo vincere tante situazioni, capire come vado a sfondare, come vado a creare situazioni di strada per il mio re, che mi consente penetrare e vincere. Allora, il re va visto così. Poi io le devo dire tante altre cose del re, per esempio la utilizzazione del re passivo, le maioranza e due alfieri, per esempio. La tecnica di giocare con due alfieri non è altra che costruire con i due alfieri un re migliore. Dopodiché, in una percentuale altissima delle volte, uno dei miei alfieri lo scambio per un suo peso, così che ho più libertà di movimento con il mio re e faccio valere il mio re migliore. Questa è una tecnica tipica ricorrente di quando uno gioca con due alfieri. In sostanza, giocare con un re migliore è tipico di tante situazioni. Un'altra situazione molto eloquente nella che si applica gli insegnamenti di oggi sta dietro al pedone. Tutte queste posizioni sono vinte. Per quale motivo? Perché io ho messa torre in più, con la metà della torre. In questo caso non so se gioco io o gioco il nero, ma sarebbe lo stesso. Qua posso venire qui, lui mi fa una mossa così, e io non devo venire subito qua. Faccio una mossa di tempo, lui viene qua e io vengo qua. Oppure le posso dare scacchi e le mangio il pedone direttamente. E in sostanza io ho la metà della torre in più, perché con la metà della torre io leggo la torre nera e con la metà della torre io annullo il re nero. Così il mio re passa via. E questa è una caratteristica tipica della torre. Perciò si dice che la torre dietro al pedone va bene fino alla linea di demarcazione. Io le posso mettere una situazione in la quale... Fantastico, Lexi. Io direi che siccome hai già trattato tutti gli argomenti, avevamo pensato di farlo in due puntate. Non ho trattato tutti gli argomenti, non ho trattato neanche una... un po' di spazio alle domande. Volevo far vedere solo queste senza... Io l'avevo diviso in due, con la fortezza e... Ok. Ah, vai, della... vai. Sì, sì, però... Oggi ho trattato tutti gli argomenti, sì.
ho avuto la possibilità di farlo. E per oltre volte non credo che lo... Cioè, ci rimane parecchio da vedere. Per esempio, qua la torre sta dietro al pedone, ma il re è nettamente superiore al tuo, proprio perché la tua torre sta dietro al pedone e tu rischia di perdere, perché la mia torre con la metà della torre in più, cioè l'azione trasversale, ha appoggiato la penetrazione del mio re, è il nero che va per vincere. Perciò tutto va nel finale sempre collegato e uno deve impararlo. Ciascun peso ha una sua caratteristica de contributiva per la penetrazione del proprio re. E uno deve imparare questo nel finale. Quando uno impara questo, sta imparando finale, al posto di studiare delle posizioni di memoria, le cose di memoria che poi uno non riesce a capirlo.